Sorrento Channel qui al Coca Park di Sorrento con l'assessore Fulvio Martuscello. Assessore, cosa si propone di fare la Regione Campania nell'ambito del contratto di rete in riferimento alla costiera sorrentina? Sì, valorizzazione delle eccellenze. Sorrento sarà presente al NIAF che organizzeremo a ottobre a Washington, dove ci sarà una grande vetrina delle eccellenze campane, e lavorerà con noi per Expo 2015. Stiamo lavorando sui distretti merceologici per mettere insieme le aziende che fanno la stessa cosa e consentirgli di internazionalizzare e commercializzare le proprie attività. Qui immaginiamo di costruire un distretto lattario caseario, le vie del latte che arrivano da Gerola fino a Massa Lubrense, per la valorizzazione di queste attività e naturalmente la capacità di coniugare turismo enogastronomico con le straordinarie bellezze architettoniche, artistiche, naturali della penisola ci consentono in qualche maniera di individuare un distretto e di valorizzarlo attraverso strumenti operativi, di immediati, quali sono appunto le risorse che abbiamo stanziato in giunta la scorsa settimana. 1,5 milioni immediatamente sul Made in Campania, sulle produzioni campane, 20 milioni di euro per l'internazionalizzazione e poi la promozione di eventi a valenza nazionale, quindi il bando che è stato varato in giunta venerdì e che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Quali le opportunità per le imprese? Le imprese devono stare insieme, diciamo, il contratto di rete ormai è uno strumento giuridico che deve svilupparsi qui nel meridione, ha già avuto grande appeal nel nord Italia, devono stare insieme e devono essere internazionalizzate, devono avere la capacità di stare sul mercato, quindi dobbiamo, la regione ha il compito di svolgere attività di animazione per consentire alle imprese di stare insieme sfruttando le risorse che abbiamo detto sono state stanziate sulla internazionalizzazione. Qui avete individuato, appunto, l'ha detto, i prodotti lattiero caseali. Come mai solamente questa fetta di... No, questa è la prima dei distretti che mettiamo in campo. Naturalmente c'è tutta l'industria del wellness e anche lì stiamo mettendo insieme un progetto che possa tenere insieme le imprese che fanno questa attività. Naturalmente le imprese turistiche seguono poi la loro via indipendentemente da ciò che fa l'industria in qualche maniera. Dobbiamo cogliere le specificità del territorio, quindi coniugando appunto la tracciabilità dei prodotti, le eccellenze dei prodotti e in qualche maniera dobbiamo far sì che il prodotto, la genuinità dell'alimentare unita all'altra A dell'arte, dell'architettura, traini quanto più turisti. Sapendo che arriveranno 50 milioni di turisti con Expo 2015, dobbiamo avere la capacità di farli venire prima in Campania. Grazie per la sua presenza qui a Sorrento. Grazie a voi.